Migliaia di persone alla cattedrale di Palermo per l'ultimo saluto a Totò Schillaci, la bara accompagnata dagli applausi, l'emozione di Beppe Bergomi. Oggi a Palermo il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzzi, ha presentato la stampa a Cristian Rodriguez, direttore generale della Gendarmeria francese. Prenderà il via domani a Palermo la campagna dal titolo Liberiamoci dalla plastica, promossa dall'autorità di bacino della Presidenza della Regione Siciliana. Rifiuti, dal prossimo 27 settembre a Mondello e Partanna partirà la raccolta differenziata, è una delle iniziative promosse dal Comune di Palermo insieme alla RAP. Il carro trionfale di Santa Rosalia, realizzato nel 2007, sarà restaurato e sfilerà lungo le vie del quartiere Sperone di Palermo. Ben ritrovati alla seconda edizione del TG di Media News. Migliaia di persone alla cattedrale di Palermo per l'ultimo saluto a Totò Schillaci. La bara accompagnata dagli applausi. Vediamo. Cori da stadio per l'ultimo viaggio di Totò Schillaci. Il feretro dell'eroe d'Italia 90 è arrivato in cattedrale accompagnato dagli applausi dei tantissimi palermitani presenti. Solo un migliaio i posti dentro al Duomo di Palermo e un imponente servizio d'ordine pubblico per evitare problemi con i giardini della cattedrale transennati. Si concretizza così il giorno dell'ultimo saluto al Picciotto, morto prematuramente a soli 59 anni dopo una lunga e dolorosa malattia. Il campione delle notti magiche si è spento infatti due giorni fa in ospedale e la sua camera ardente è stata allestita in una sala dello stadio Renzo Barbera, dove però non aveva mai giocato in una partita ufficiale. I funerali, officiati da Monsignor Saguto, si sono svolti con un rito funebre ordinario. Dietro la bara, coperta da maglie della nazionale, anche le sciarpe del Palermo. Presenti numerose autorità del mondo sportivo e politico, tra gli altri il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, il sindaco di Palermo, Roberto La Galla, e il presidente del Palermo, Dario Mirri, mentre tra i calciatori rosanero, Francesco Di Mariano, nipote di Schillaci, Matteo Brunori e Jacopo Segre, insieme al direttore sportivo Morgan De Santis e al suo vice Giulio Migliaccio. Ma perché era uno che univa Totò e non divideva, ed è stato un eroe per tutti. A me piace ricordarlo per l'animo buono che aveva e quindi vabbè, io ero capitano di quella nazionale e sembrava giusto essere qui oggi a ricordare Totò e a stare vicino a lui e alla sua famiglia, perché ripeto, nazionale, Inter, e anche quando ci si ritrovava anche a distanza di tempo, sai, quelle cose che c'è quell'amicizia profonda, no? Anche se non ti senti per un po', quando ti trovi bene con determinate persone. A ogni manifestazione c'è sempre un ragazzo che viene fuori, cioè se uno pensa al 78, all'82, 90, ma anche dopo, e quindi Totò era lì perché se l'è meritato, e poi notti magiche, la magia di quelle partite straordinarie che lui ha saputo interpretare alla gara. Ha preso la sua occasione, l'anno e mezzo che è stato all'Inter, lì l'abbiamo vissuto intensamente, però i ricordi sono quelli. Io il gol con l'Austria, perché lui poi gira l'angolo e viene ad abbracciare da quella parte dove c'ero anch'io, e quindi quello mi rimane più negli occhi, nella memoria, ecco. Però è la persona che mi piace sottolineare, io lo chiamo un animo buono. In quegli anni lì, cioè nel Mondiale del 90, è stato lui l'eroe di tutti noi. E cambiamo decisamente argomento. Oggi a Palermo, nella caserma sede della Regione Carabinieri Sicilia, il comandante generale dell'Arma, Teo Luzzi, ha presentato alla stampa Cristian Rodriguez, direttore generale della Gendarmeria francese. Gli alti ufficiali hanno parlato della condivisione di valori e principi che le due forze di polizia mettono in pratica nella lotta al crimine organizzato. Oggi a Palermo, nella sede della Legione Carabinieri Sicilia, Teo Luzzi, comandante generale dell'Arma, insieme a Cristian Rodriguez, direttore generale della Gendarmeria francese, hanno parlato di punti e obiettivi comuni e condivisi che legano le due forze di polizia, accomunate entrambe da una profonda conoscenza del territorio e della lotta alla criminalità. Punto convergente delle due forze dell'ordine, la particolare attenzione all'aspetto sociale e umano,
strumento principale per entrare nel tessuto sociale, anche nei quartieri particolarmente difficili. A proposito di questo, Teo Luzzi ha citato l'esempio della stazione Carabinieri allo Zen, espressione dello Stato in una zona di Palermo da sempre complicata. È un rapporto solidissimo da tanti decenni, un rapporto di collaborazione basato sulla identità e su valori comuni. Questo chiaramente agevola tutta la parte organizzativa, addestrativa, scambio di informazioni e di esperienze e ovviamente agevola anche sotto un profilo operativo. Ecco, cosa significa per la Gendarmeria avere uno stretto rapporto con i carabinieri in Italia? Lo scambio di informazioni, la lotta alla cybercriminalità? Per la Gendarmeria è molto importante avere rapporti come i nostri. Sono veri e propri rapporti familiari. Infatti stiamo facendo progressi imparando dai carabinieri, ma spero che stiano imparando anche loro da quello che facciamo noi nella Gendarmeria. E soprattutto, come ha detto prima Teo, è assolutamente essenziale avere questa capacità di reagire immediatamente quando si verificano emergenze operative. E questo è ciò che sta accadendo ed è a vantaggio delle nostre popolazioni. Prenderà il via domani a Palermo la campagna dal titolo Liberiamoci dalla plastica, promossa dall'autorità di bacino della Presidenza della Regione Siciliana. La Sicilia ha ottenuto un finanziamento di 860.000 euro da parte del Ministro dell'Ambiente nell'ambito della legge Salva Mare, che prevede il recupero delle plastiche in mare e nelle acque interne. La Regione Siciliana è la prima in Italia ad attivarsi per la raccolta dei rifiuti plastici nei fiumi. L'attività in Sicilia parte in parallelo con quelle che sono le attività che verranno svolte dalle altre 6 autorità di bacino distrettuali in Italia e l'appuntamento è per il 21 settembre mattina a Palermo, a Piazza Verdi. In quell'occasione verrà inaugurata l'attività delle giornate per liberarci dalla plastica e sono stati invitati tutti i sindaci coinvolti e le associazioni che riceveranno il kit per effettuare gli interventi di rimozione della plastica. Verrà sviluppato tutto il percorso di sensibilizzazione dal momento in cui la plastica viene creata al momento in cui essa diventa un problema e quindi non già una risorsa, ma un elemento di inquinamento significativo e quindi materiale da smaltire nella maniera più efficace possibile. L'inquinamento da plastica è diventato un problema globale che affligge l'intero pianeta, affligge tutti i nostri mari. I cittadini oggi sono sempre più coscienti dell'impatto dei rifiuti sugli nostri ecosistemi e l'immagine di animali marini morti per aver ingerito plastica ci colpiscono e ci indignano e devono indignarci. La pervasività del problema è però ancora maggiore, l'inquinamento da plastiche è più subdolo perché è cosa invisibile. Infatti la plastica che vediamo è solo una minima parte di quella che finisce in mare, tramite i fiumi principalmente. È il caso delle microplastiche, rinvenute ormai ovunque, a enormi profondità marine e anche sulla vetta dell'Everest. Sono state rintracciate anche nel corpo umano, nel sangue, perfino nella placenta. Microplastiche generate dalla degradazione della plastica dispersa e dagli usi quotidiani a cui tutti noi siamo abituati purtroppo. Dobbiamo quindi agire in modo efficace intervenendo alla fonte per risolvere questo problema. Sono i fiumi l'origine della gran parte della plastica in mare. Su questo dobbiamo comunque agire, va ridotto l'inquinamento creato dal trasporto dei rifiuti plastici che galleggiano sui corsi d'acqua. La legge Salvamare mette in campo misure per rimuovere dai fiumi i rifiuti, sensibilizzare i cittadini. È un percorso che prevede il coinvolgimento delle associazioni non proprie di difesa ambientale. Abbiamo puntato sull'autorità di bacino, quale attore di primo piano nella riduzione dell'impatto. È un'azione che abbiamo inteso dispiegare guardando quindi all'origine dell'inquinamento del mare, che è la dispersione proprio della plastica nei fiumi. Non si può che partire dai fiumi che veicolano la plastica negli oceani.
Rifiuti dal prossimo 27 settembre a Mondello e Partanna partirà la raccolta differenziata. È una delle iniziative promosse dal Comune di Palermo assieme alla RAP in collaborazione con la SRR Palermo Area Metropolitana e la settima circoscrizione. Questa mattina è stato allestito un infopoint nella piazza della Borgata a Marinara per fornire informazioni e chiarimenti sul nuovo sistema di raccolta rifiuti. Di buon mattino a Mondello oggi per una giustissima causa. Abbiamo iniziato da ieri gli infopoint tutta Mondello e Partanna perché al 27 partirà la differenziata, il primo step in questa zona, quindi abbiamo deciso di fare degli infopoint in tutta itineranti per spiegare ai cittadini, per chi non lo avesse chiaro, come si fa, cosa si deve fare. Diamo le istruzioni, chiediamo se qualcuno gli mancano i carrellati, così gli diciamo cosa fare, gli spieghiamo cosa fare. È un invito, un caldo invito a tutte le persone, i cittadini di questo quartiere, di Mondello e Partanna. Rispettiamo le regole. Se avete dubbi, venite qua, andate nel sito, c'è la pubblicità, ci sono gli opuscoli. Qualunque cosa utilizzatela per poter andare avanti e poter vedere di migliorare questa zona. Questa è la prima zona importantissima, una zona turistica. Finalmente leveremo i cassonetti. Prego a tutti di non continuare con le vecchie abitudini, non buttate ovunque i sacchetti perché diventerebbe un territorio deturpato ed è un vero peccato. Un impegno collettivo per una giusta causa. Noi come SRR ovviamente siamo insieme con la RAP per raggiungere questi risultati notevoli. Peraltro abbiamo in cantiere, già è pronta, un'iniziativa molto importante che è finanziata dal Ministero dell'Ambiente, ex Ministero dell'Ambiente, perché è un programma, un accordo fatto un po' di anni fa, che daranno alla SRR Palermo Area Metropolitana 9 milioni di euro per appunto acquisto di attrezzature, anche comunicazione, anche videosorveglianze, anche cassonetti particolari per lo sviluppo della differenziata. Questo importante progetto lo presenteremo entro il 30 settembre e credo che entro l'anno verrà finanziato e avremo anche le risorse per poter fare gli acquisti. Ovviamente il progetto l'ha fatto il RAP, ecco, perché siamo insieme e questa è una cosa importante. L'ha fatto il RAP e lo porteremo avanti nell'anno 2025, sperando di poter appunto spendere tutti i soldi che abbiamo. Altre iniziative abbiamo in cantiere, abbiamo un bando di comunicazione ANCI con AIL, sempre su Palermo, e faremo comunicazione alle scuole, faremo sensibilizzazione ai ragazzini delle scuole. Una serie di iniziative che sono tutte volte nella stessa direzione, quello di incrementare la raccolta differenziata nella città di Palermo, però più collaborazione da parte dei cittadini, è molto importante la collaborazione. Un altro passo in questo sforzo collettivo per migliorare la gestione dei rifiuti qui a Mondello e Partanna. Sono contento, è un passo che ritengo storico per il mio territorio, laddove si annidavano tante difficoltà, diventavamo terra di nessuno e qui diventava un vero e proprio contenitore. Gli obiettivi, tutelare l'ambiente, ridurre il costo delle materie prime e contenere l'inquinamento. Queste diventano le condizioni essenziali per un territorio che possa cominciare a respirare. A Borgo Nuovo, a Palermo, davanti alla villa comunale, è stata installata una macchina innovativa per il riciclo delle bottiglie di plastica, un'iniziativa che mira a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della sostenibilità ambientale, incentivandoli a partecipare attivamente. Questa macchina cosa fa? È per riciclare le bottiglie di plastica in tutta Palermo. Però prendiamo solo plastica tipo bibite e latte. Bottiglia intera, bisogna far leggere l'etichetta. Quando la macchina mette il bip, si lascia la bottiglia e viene conteggiata direttamente sul monitor. E si ripete l'operazione fino a quando non si finiscono le bottiglie. Dall'applicazione, come dicevo poco fa, si accumuleranno i punti perché ogni bottiglia è definita punto e si ha la facoltà di scansionare il codice direttamente dal monitor. O direttamente effettua una stampa e si scannerizza con più calma a casa. Scaricando dal Play Store, dall'App Store, scaricano l'app. Dalla stessa identica applicazione, dipende su quale macchina andranno a conferire, si scannerizzano lo scontrino e si accrediteranno poi questi punti. Sull'applicazione troverete appunto le convenzioni attive e quelle che si stanno per attivare. Troverete anche la voce premi perché c'è pure la possibilità di ritirare i premi in base ai punti raccolti. Report, 30 anni di cooperazione e impresa sociale, storie di futuro, tutti i numeri del consorzio Solco, esperienza siciliana, unica nel panorama nazionale.
La rete Solco ha celebrato il suo anniversario con l'evento 30 anni di cooperazione e impresa sociale, storie di futuro, riunendo nella sala Mattarella dell'Arts di Palermo alcuni tra i protagonisti dell'imprenditoria sociale e cooperativa della regione, scegliendo la formula del dialogo tra addetti ai lavori e istituzioni. Un compleanno segnato non solo dal racconto dell'esperienza imprenditoriale e dei suoi risultati, ma anche da un'idea di futuro del welfare a partire proprio dalla Sicilia. Da oggi sicuramente vogliamo rilanciare il rapporto con la pubblica amministrazione, con le istituzioni, con le reti del territorio, con gli enti del terzo settore, perché è questo che da 30 anni abbiamo fatto ed è questo che vogliamo continuare a fare. Le richieste sono quelle di utilizzare al meglio due strumenti che abbiamo, la coprogrammazione e la coprogettazione, strumenti che sono partiti in qualche modo ma ancora stentano ad essere interpretati nel modo migliore. Spesso vengono in qualche modo confusi come una modalità di aggiudicazione di un servizio, di una procedura, mentre invece sono e debbono essere sempre di più strumenti per programmare le risorse e rispondere ai bisogni del territorio insieme istituzione e terzo settore. Ci sono bisogni nascenti che magari a livello dirigenziale degli enti locali, delle amministrazioni regionali e anche all'interno delle nostre cooperative non riusciamo più a intercettarli, quindi solamente stando in mezzo alla gente e lavorando sulla prossimità e quindi stretti al territorio, allora possiamo veramente intercettare quei bisogni emergenziali, quei bisogni nuovi che possiamo immediatamente rispondere, e non farli incancrenire. Aeroporto dello Stretto, Tito Minniti, 8 scali internazionali, 4 nazionali, una prospettiva per un ulteriore sviluppo turistico per la città di Messina. Assessore, una prospettiva di sviluppo turistico per Messina che non è chiaramente soltanto quello croceristico, l'obiettivo è che ci siano visitatori che rimangono a Messina, questa prospettiva arriva anche e soprattutto ultimamente dai buoni numeri che iniziano ad emergere dall'aeroporto di Tito Minniti, l'aeroporto dello Stretto. Questa opportunità che il Tito Minniti ha avuto tramite la regione di poter avere 8 scali internazionali e 4 nazionali spinge un'intera comunità dello Stretto a focalizzarsi su un'opportunità. Il ragionamento fatto con il sindaco, con l'assessore Mondello, il vice sindaco Mondello e quindi anche assessore alla mobilità integrata dello Stretto ha portato a un tavolo tecnico di ragionamento e di interlocuzione anche con la sponda calabrese, perché è indubbio che Messina, con Taormina da una parte e le Isole d'Ole dall'altra, rappresenta un grande attrattore non soltanto turistico di incoming, quindi non dobbiamo pensare soltanto ai messinesi che usano l'aeroporto per andare via, ma quanta gente potrà venire qui attratta da questi siti che sono Messina, Taormina e Le Olie, ma è un'opportunità anche per la compagnia aerea che ha un'ulteriore carta da giocarsi per poter riempire gli aerei, sapendo che è possibile indirizzare questi flussi anche verso la Sicilia. Quale può essere e deve essere il ruolo dell'amministrazione comunale? Chiaramente il ruolo dell'amministrazione è quello di creare le condizioni di collegamento veloce e soprattutto di cominciare a presentare Messina nei pacchetti internazionali, ai tour internazionali, come una città che è dotata, come ho rimarcato in una mia considerazione in un post, dotata di due aeroporti distanti 50 minuti da una parte e 1 ora e 30 dall'altra, confrontabili e sovrapponibili alle stesse distanze che Milano Malpensa ha con Ori al Serio a 50 minuti che rientra nel territorio di Bergamo e Malpensa a 1 ora e 30 che rientra nel territorio di Varese, per cui non sono aeroporti milanesi ma sono aeroporti di altri due territori che però Milano ha assorbito insieme all'Inate. Bisogna a questo punto attivare una strategia su cui si sta già lavorando per poter creare dei collegamenti veloci e comodi, chiaramente anche con il supporto delle amministrazioni che ci stanno di fronte.
Questa sera alle 21 al Museo dell'Acciuga di Aspra si svolgerà una raccolta solidale di materiale didattico per le famiglie in difficoltà. L'iniziativa è organizzata dall'associazione La Città che Vorrei, con la collaborazione di diverse associazioni di promozione sociale. Sarà una serata di divertimento con il cabaret di Antonio Pandolfo e musica dal vivo. Noi è il 15° anno che ripetiamo questo evento, è una raccolta di materiale didattico in una formula diversa, perché ci sarà una serata di cabaret grazie alla disponibilità di Pandolfo e al Museo dell'Acciuga che mette la location a disposizione, quindi ringraziamo Michelangelo Balisteri. Vogliamo dare la possibilità a chi è meno fortunato di poter garantire il diritto allo studio. Ecco, questo è un nostro scopo, e cercheremo in quella serata di poter raccogliere più materiale possibile di base per poterlo poi donare alle scuole, ai dirigenti scolastici, i quali poi individueranno le famiglie più bisognose e daranno questo materiale che è necessario per lo svolgimento del diritto allo studio. Il 20 settembre ad Aspra al Museo dell'Acciuga, una serata divertente ma soprattutto solidale, si raccoglie materiale didattico, quindi non serve biglietto, non serve niente, dovete portare del materiale didattico perché c'è una raccolta molto particolare per sostenere tutti i ragazzi che vanno a scuola. Quindi ci vediamo il 20 settembre, Museo dell'Acciuga ad Aspra, E non vi si dia, perché se no vi venga a pigliare a casa uno a uno. Ci vediamo lì, ciao! Diocesi di Acireale, si è svolto a Vena il mandato diocesano del nuovo anno pastorale per i catechisti che hanno partecipato all'incontro. Presso il santuario di Vena si è tenuto il pellegrinaggio mandato per i catechisti della diocesi di Acireale, segnando l'avvio del nuovo anno pastorale. Presieduto da Monsignor Antonino Raspanti, l'evento ha visto la partecipazione di oltre 500 catechisti, culminando con la celebrazione eucaristica e il conferimento del mandato diocesano, accompagnato da un appello a vivere la missione con fervore e adattarsi alle sfide contemporanee della trasmissione della fede. Quest'anno abbiamo voluto dare proprio come segno di questo momento del mandato diocesano dei catechisti alcune parole chiave. La parola chiave sicuramente è questa della corresponsabilità, che il nostro Vescovo ha sottolineato in maniera particolare e che sarà anche lo strumento, il percorso che vivremo durante l'anno, ma anche i pellegrini della speranza, perché ecco, durante quest'anno inizieremo il percorso giubilare, quindi che ci vedrà poi il 12 settembre vivere il giubileo dei catechisti in cattedrale. E poi l'altro aspetto che sottolineiamo in maniera particolare è proprio questo cammino sinodale, che deve aiutarci a sciogliere i nodi della nostra esistenza, ecco, che è un po' buia, un po' tra virgolette disperata, per annunciare questa speranza che è Gesù Cristo che ci viene incontro. Il carro trionfale di Santa Rosalia, realizzato nel 2007, sarà restaurato e sfilerà lungo le vie del quartiere Sperone di Palermo venerdì 11 ottobre per il corteo scenografico de Le Rosalie Ribelli, condotto da 400 bambine e bambini della scuola Sperone Pertini. È successo che ha oltrepassato la recinzione di Villa Giulia, il carro trionfale per Santa Rosalia, realizzato da Cunellis nel 2007, e viene avviato verso nuova vita. Una vita da scrivere, un futuro bello per questo carro ritrovato, che sarà posizionato e portato prima in corteo da 400 Rosalie e Rosalì ribelli del quartiere Sperone, regalato alla città, ma custodito all'interno di un quartiere molto bello della città di Palermo, il quartiere Sperone. Abbiamo compiuto il primo passo verso il restauro di questo capolavoro dell'arte contemporanea firmato da Yannis Kounellis, un carro di Santa Rosalia realizzato nel 2007, abbandonato purtroppo da troppo tempo nel nostro parco cittadino. Inizierà un restauro che si concluderà con la consegna del carro restaurato al quartiere Lo Sperone sotto un
grande murale dedicato a Santa Rosalia in occasione dei 400 anni dei festeggiamenti, in collaborazione con la scuola Bertini dello Sperone e con i suoi 400 bambini che sfileranno dietro il carro, e con l'associazione L'Arte di Crescere che ci fornirà questa sfilata di bambini accompagnati dai genitori. Sarà una grande festa, sarà il festino dello Sperone. Speriamo che questo recupero di questo carro sia anche un segnale di recupero per un quartiere complesso, ma che nella bellezza e nell'arte sta cercando la sua via di riscatto. In questa notte di luna piena, a nome dell'Ecomuseo Mare Memoria Viva, siamo molto liete di ospitare il restauro di questa importantissima opera di Iannis Kounellis, ma soprattutto siamo felici di quella che sarà la sua destinazione. L'idea di un festino e di un carro che rimane allo Sperone ci riempie di gioia ed è completamente coerente col lavoro che proviamo a fare qui per cambiare l'immaginario su questa parte della città. Domani, sabato 21 settembre, il Palazzetto dello Sport di Belpasso sarà intitolato a Mimmo e Pippo Russo. È tutto pronto per domani, sabato 21 settembre, il Palazzetto dello Sport di Belpasso sarà intitolato a Mimmo e Pippo Russo. Al termine della cerimonia, Cose di Saturnia, Cicastello e Domotec Volle Reggio Calabria scenderanno in campo per un allenamento congiunto. L'appuntamento è alle 18, contrada Timpa Magna, Belpasso. Sabato avremo questo momento importante per Belpasso, perché intitoleremo il nostro Palazzetto dello Sport a due nostri concittadini, illustri concittadini che hanno tanto amato lo sport e soprattutto lo sport, la disciplina della pallavolo, i fratelli Russo, Mimmo e Pippo Russo. Siamo felici perché ovviamente la città è stata coinvolta, il Consiglio Comunale ha voluto questa intitolazione insieme a tutta la Giunta e ovviamente io stesso, e quindi aspettiamo questo memorial che si svolgerà sabato con una partita importante che darà anche spazio a tutti gli appassionati della pallavolo e non solo, di guardare e di vedere una bella partita. Adesso il palazzetto avrà quindi un suo nome, un suo titolo, e di questo ne sono orgoglioso. Sono nella duplice veste sia di presidente della pallavolo Belpasso come erede loro, sia come appunto fratello, quindi per me è una cosa importantissima questa inaugurazione che sarà fatta sabato, che continua dal 1970 ad oggi. Allo stato attuale abbiamo un buon numero di ragazzi e ragazze, come potete vedere intorno, che frequentano la pallavolo con buoni risultati. Già abbiamo fatto l'anno scorso 6 campionati, quest'anno contiamo di aumentare il numero di campionati visto l'elevata frequenza sia dei ragazzi che delle ragazze. Chiunque ha avuto la fortuna di conoscere nella sua vita Mimmo Russo ha avuto la possibilità di confrontarsi con un uomo di eccezionale statura, non soltanto imprenditoriale, ma quello per lui parlano le cose che ha costruito e che ha lasciato ancora oggi in eredità, ma soprattutto la sua statura umana. Io poi ero particolarmente legato a lui proprio agli inizi della mia carriera da giornalista, andavo a seguire le partite del Belpasso la domenica pomeriggio ed era una tradizione quella che le seguissi seduta accanto a Mimmo, che è sempre stato un uomo che mi ha riconosciuto la sua amicizia, la sua cortesia, la sua affabilità, di cui serbo un ricordo veramente eccezionale che riscalda il cuore. Quindi per noi Saturnia è non soltanto un piacere ma un onore poter partecipare all'intitolazione del Palazzetto dello Sport di Belpasso a Mimmo e a suo fratello. Presentato lo Sport City Day 2024, in programma il prossimo 22 settembre ad Acci Catena. Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dello Sport City Day 2024 presso l'Etna Golf Torre Casalotto ad Acci Catena, in programma il prossimo 22 settembre all'interno della funzionale struttura sportiva con terrazza sull'Etna. Si tratta di una vera e propria festa dello sport che collegherà, non solo simbolicamente, quasi 170 città d'Italia. Si potranno praticare gratuitamente e senza impegno
giugno gli sport che in ogni tappa verranno promossi. Ad Aci Catena l'amministrazione Ferro ha coinvolto nella giornata sportiva il golf, la pallavolo, la ginnastica ritmica e artistica e la box. Abbiamo risposto ad una manifestazione nazionale che ha avuto il patrocinio sia del Ministero dello Sport che dell'Assemblea regionale, una manifestazione che coinvolge centinaia di comuni italiani e centinaia di comuni in Sicilia. Abbiamo risposto a piene mani e giorno 22, domenica, saremo qui a Golf Resort che ci ospita. Noi abbiamo dato il patrocinio gratuito e ci ospita perché non potevamo spostare il golf. Noi a Cicatena, il comune di Aci Catena ha una struttura che ospita quello che uno sport importantissimo che è il golf. Abbiamo accoppiato, abbiamo abbinato diverse altre discipline che sono parte del nostro pacchetto di società sportive che lavorano per la nostra comunità e sono quelli che tra tanti altri hanno ottenuto ottimi risultati. La Liberamente, campione di Sicilia, ha vinto i campionati siciliani. Abbiamo messo insieme anche il box, perché la boxer è una disciplina che aiuta al controllo della rabbia, al controllo delle regole e quindi è una disciplina di grande nobiltà, e abbiamo anche inserito la struttura della ginnastica ritmica, perché l'armonia è parte del nostro guardare al bello, perché questa amministrazione, l'amministrazione Ferro, punta tantissimo su quello che è lo sport, la cultura, l'arte, perché sono quelle dinamiche che possono riuscire a coinvolgere la mia comunità, a differenziare, ad essere ligi alle regole e a guardare la nostra Aci Catena come una città bellissima, quella che la storia e che i nostri padri ci hanno lasciato. E questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News.